ha fissato un'indennità di 1.550.000 euro circa. Lei faccia queste considerazioni. L'anno scorso è stato venduto il numero uno di Tex Willer o qualcosa del genere a 4 milioni di dollari. Ora che Tex Willer valga del doppio, più del doppio di Michelangelo, del Vasari, del Bembo, di Pietro Aretino, di tutta la storia del Rinascimento italiano, non lo so, non ho parole. La famiglia Fessari, proprietaria del prezioso archivio Vasari, potrebbe essere espropriata per circa 1,5 milioni di euro. È stato infatti notificato lo scorso 19 aprile il decreto di esproprio deciso dal Ministero dei Beni Culturali Dario Franceschini per il prezioso carteggio, che adesso potrebbe diventare proprietà dello Stato. Alla famiglia attuale proprietaria delle carte andrà dunque 1,5 milioni di euro per le 32 filze e oltre 6.600 fogli di Giorgio Vasari. Ovviamente i Fessari non sono intenzionati a rinunciare alla proprietà e già annunciano il ricorso al TAR per chiedere una sospensiva del decreto. Quella del TAR, sì, chiederemo penso la sospensiva e quindi andremo avanti. Il provvedimento di esproprio delle carte aveva preso avvio la scorsa estate con la dichiarazione di pubblica utilità da parte della Direzione Generale Archivi. Anche in quel caso scattò il ricorso al TAR. Il TAR ha dichiarato la pubblica utilità, poi è stato fatto il decreto che comunicava l'indennità. Poi il 19 è stato comunicato, notificato il decreto di esproprio.